È stato presentato questa mattina in Arcivescovado il programma della Festa di Sant'Agata 2024. Il tema delle celebrazioni di quest'anno sarà Sant'Agata e la luce del martirio nel nostro tempo. La luce del martirio ci illumina ancora oggi nei martiri anche del nostro tempo, per cui non dobbiamo pensare che questa esperienza vissuta da Agata appartenga al passato, appartiene anche al presente e sarà bello accostare alla sua santità quella del beato Pino Puglisi, il cui trentennale dalla morte ricorre proprio in questo 2023. Presenti anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, e il presidente del comitato per la festa di Sant'Agata, Carmelo Grasso. Io ho deciso di non salire sulla carroccia del Senato, ma di seguirla a piedi perché i cittadini vedano che sindaco è al loro stesso livello stradale, al loro stesso livello spaziale. Al posto mio, allora, salirà come espressione del Senato cittadino in un ambito di augurio, in un ambito di auspicio. Saliranno tre ragazzini di scuola media che avranno vinto un concorso sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti scolastici sulla Catania che loro immaginano nel loro futuro, sulla Catania che sarà. E assieme all'assessore Lombardo e alla dottoressa Manno, perché abbiamo bisogno simbolicamente comunque di avere una presenza femminile di chi oggi rappresenta le istituzioni e che deve essere caratterizzata dal maggior rispetto, anche simbolico, nei confronti della donna in un momento di particolare difficoltà e recrudescenza dei fenomeni di violenza quale quello che stiamo vivendo adesso.